Ed eccoci, benvenuti, benvenuti e ben trovati alla terza puntata della seconda stagione di Ma che calcio dici? Il nuovo format targato, la nuova TV, la casa del calcio lucano sulle maggiori realtà calcistiche della nostra regione. Con la lente di ingrandimento andremo ad analizzare tutte le dinamiche sensibili alle due formazioni lucane impegnate nel girone C di Lega Pro, vale a dire Matera e Melfi, e alle quattro lucane impegnate nel girone H di Serie D, con il focus su Francavilla, Potenza, Vultur e Picerno, ovviamente con soltanto la voce dei protagonisti. E allora tagliamo corto, andiamo subito al sotto, andiamo a presentare subito il nostro ricchissimo parterre des rois di questa sera, partendo dall'eroe di giornata, colui che ha deciso il derby allo scadere, quello tra Vultur e Picerno, vale a dire il jolly di centrocampo vulturino, Giuseppe Natiello. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti e grazie per l'invito Manuel. Ovviamente andiamo a presentare anche colui che è chiamato a plasmare a sua immagine e somiglianza la formazione in riva al Sinni di Patron Cupparo, il tecnico del Francavilla, mister Lazic. Mister, bentornato. Ma che calcio dici? Buonasera. E poi abbiamo anche colui che ha sofferto proprio il gol allo scadere, all'ultimo secondo, di Giuseppe Natiello, la faccia triste al momento di questo derby, nonostante la grande stagione del suo Picerno, il tecnico dei Melandrini, Pasquale Arleo. Buonasera mister, ben ritrovato. Buonasera. Te. Buonasera. Abbiamo anche un altro eroe, quello del capoluogo, che con le sue giocate, con il suo gol da urlo, da cineteca, un coast to coast da far balzare dal seggiolino, l'esterno d'attacco letale argentino di La Plata, Leo Guaita. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi abbiamo figura poliedrica, perché oltre a essere avvocato, direttore generale del Potenza, ma anche nuovo socio e perché no anche presidente, si era vociferato, poi ce lo dirà stesso lui. Buonasera anche all'avvocato potentino Michele Saponara. Buonasera a tutti. E allora io direi subito di andarci a tuffare nel cuore della nostra trasmissione, partendo ovviamente dalla Lega Pro e ripercorrendo risultati e classifica dell'ultimo turno del girone C. Lega Pro, girone C, i risultati del 25esimo turno: Acragas Catania 2-1, Casertana Vibonese 1-2, Juve Stabia Fondi 1-1, Lecce Siracusa 2-1, Matera Virtus Francavilla 2-3, Melfi Fidelisandria 1-2, Messina Catanzaro 2-1, Monopoli Paganese 0-2, Taranto Foggia 2-0. La classifica: comanda il Lecce a quota 52 punti, segue Foggia 50, Matera 49, Juve Stabia 45, Virtus Francavilla 42, Cosenza e Fidelisandria 37, Catania e Fondi 35, Casertana 33, Siracusa 32, Monopoli 29, Paganese e Messina 27, Taranto e Acragas 24, Regina 22, Catanzaro 21, Vibonese 19 e chiude il Melfi a 17 punti. E partiamo dall'ombra dei Sassi, come potrete vedere dallo stemma alle nostre spalle, con la seconda sconfitta consecutiva del Matera, la prima della stagione tra le mura amiche del 21 settembre, ai danni della rivelazione Virtus Francavilla di mister Calabro. Allora ci andiamo a godere proprio la sintesi di Matera Virtus Francavilla grazie alle immagini di Sportube. Sfiorato il sole con le sue ali, il Matera sembra essersi bruciato per precipitare rovinosamente a terra. Dopo Catania, il Matera è caduto anche ieri in casa contro la Virtus Francavilla, coi biancazzurri che scendono al terzo posto seppur a portata di tiro dal primato, con Foggia distante un punto e Lecce scappato a più tre. Nella prima mezz'ora non capita praticamente nulla, con gli ospiti che prendono coraggio, e al trentesimo Nzola, come un lampo, squarcia il match in due con un coast to coast da urlo, saltando prima Mattera e poi Bertoncini prima di beffare Tozzo con un morbido tocco sotto di rara bellezza. Si va negli spogliatoi con la sensazione che il Matera abbia la possibilità di ribaltare il risultato, ma alla ripresa delle ostilità l'unica cosa a essere ribaltato è il Matera stesso. Al quinto Nzola incontenibile sradica il pallone dai piedi di Matera e serve Alessandro, che penetra da sinistra e batte Tozzo con un altro scavetto. Stavolta i biancazzurri si riversano nella metà campo ospite, al decimo accorciano le distanze, scambio Salandria Carretta che da destra trova l'angolo giusto per battere Albertazzi. La partita incredibile
incredibilmente accesa e dopo la fiammata iniziale il furore delle due squadre si placa e mister Oteri cerca il crack con un doppio cambio dentro Lanini De Rose, fuori Strambelli e Bertoncini. Il gol sembra nell'aria ma arriva dall'altra parte del campo. È il solito Nzola a fare da giustiziere al 32esimo, punizione che suona come una sentenza. Tozzo battuto e risultato sull'1-3 col calciatore della formazione brindisina letteralmente sugli scudi. Ma non finisce qui, perché al 34esimo Lanini accorcia le distanze appoggiando in rete il cross di Salandria. Gli ultimi 10 minuti sono di grande confusione e voglia di fare per i biancazzurri, che però al 40esimo cestinano l'occasionissima con Armellino, che spreca un calcio di rigore in movimento calciando tra le braccia di Albertazzi la palla del possibile pareggio. Secondo stop consecutivo per il Matera, che abbandona la vetta della classifica, ora distante 3 punti. Cade in casa il Matera per mano della Virtus Francavilla, la prima sconfitta tra le mura amiche del 21 settembre della stagione. Ma andiamo subito ad analizzare il match con la voce dei protagonisti, perché abbiamo in collegamento con noi il direttore generale del Matera, Pino Iodice. Buonasera direttore, benvenuto, ma che calcio dici? Buonasera. Direttore, allora ci siamo appena goduti le highlights con i nostri ospiti in studio, ma vogliamo capire subito la sua analisi del match contro, abbiamo detto anche nel corso della trasmissione, la Virtus Francavilla, matricola di questo girone, ma assoluta sorpresa di questa stagione. Vero è che i risultati purtroppo ci stanno dando torto. A Catania abbiamo perso e anche ieri la squadra ha perso. Dal punto di vista della prestazione, sia a Catania che ieri devo dire che la squadra non ha assolutamente demeritato. Io credo che le sconfitte si stanno determinando per una serie di episodi negativi. Ci gira male sullo 0-0 ieri, senza voler fare nessuna recriminazione o del vittimismo. L'arbitro ha negato un evidente calcio di rigore, e se lo avesse decretato e fossimo andati in vantaggio, sicuramente la partita sarebbe cambiata. Ma questo, ripeto, non vuole essere del vittimismo. Noi accettiamo le sconfitte del campo, facciamo tesoro di quelli che sono gli errori, non bisogna disunirsi in questo momento topico della stagione, anzi, ancora più di prima bisogna essere compatti e andare avanti, consci e consapevoli del fatto che abbiamo un'ottima squadra che se la può giocare fino alla fine. Nonostante i due stop consecutivi, direttore, ovviamente non intacca la grande stagione del Matera, lo certificano i numeri: miglior attacco del girone C di Lega Pro, uno dei migliori attacchi di tutti e tre i gironi. Insomma, davvero un Matera che quest'anno sta facendo vedere grande calcio. Ma proprio per questo, i numeri ci danno ragione, abbiamo il miglior attacco, forse siamo una delle migliori difese del campionato, i risultati, i punti in classifica attestano questo brillante cammino della squadra. È un momento no, come tutte le squadre nel corso di un campionato possono incappare nel momento no. Siamo incappati noi, è arrivato adesso, speriamo che di venire fuori presto da questo tunnel nel quale ci siamo andati a ficcare, e io ne sono convinto che ne verremo fuori, perché i valori sono reali, abbiamo un ottimo allenatore, Matera è una piazza importante, quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per continuare a far bene. Non siamo diventati brocchi dalla sera alla mattina, proprio perché le statistiche dicono il contrario. E magari... Io sono convinto che, ripeto, ci tireremo fuori presto e riprenderemo il cammino che ha contraddistinto questo brillante campionato che sta disputando il Matera. E magari ripartire, direttore, proprio dal match di cartello della 26esima giornata, la prossima, quando il Matera sfiderà proprio il Foggia. Che partita si attende? Ma guardi, paradossalmente le dico che sono contento di incontrare subito il Foggia sabato, perché dopo due sconfitte consecutive noi dobbiamo riscattarci e offrire una grande prova in una partita importante. È una partita che non va assolutamente presa sotto gamba, anzi, andiamo a giocare in casa della seconda in classifica, una squadra che fino a questo momento ha dimostrato di avere una forza notevole dal punto di vista tecnico, ma consapevoli di potercela giocare fino in fondo. Affronteremo l'avversario come è giusto che vada affrontato, a viso aperto, non snatureremo il nostro modo di essere, siamo abituati a giocare sempre dettando i nostri dettami tecnici che l'allenatore da più tempo insomma sta impartendo alla squadra, e ripeto, consapevole di poter fare un risultato positivo. Direttore, parlando di mercato, il Matera è stato protagonista proprio nella finestra dei trasferimenti, è soddisfatto del lavoro che ha svolto o magari avrebbe preferito mettere un tassello più in rosa? Ma guardi, c'è il rammarico di non aver preso Mazzeo
ad agosto, quando si è chiuso il mercato, come c'è il rammarico di non aver preso forse un attaccante di peso e di categoria alla chiusura del mercato invernale. Non so, forse insomma, se avessimo preso questi calciatori, se avessimo gli stessi punti che abbiamo in classifica, io credo sicuramente qualcosa in più, perché forse in determinati momenti della stagione, dove ci è venuto a mancare un attaccante di peso come Saveriano Infantino, avremmo dovuto avere in determinate partite, sebbene i numeri attestano cose diverse, cioè che siamo uno dei migliori attacchi di tutto il calcio professionistico, almeno italiano. Ecco, se avessimo avuto in determinate partite calciatori con le caratteristiche di Saveriano Infantino, probabilmente non saremmo andati in difficoltà. Ma siamo contenti in ogni caso del mercato che abbiamo fatto, perché abbiamo inserito in rosa degli under importanti e qualche over che sicuramente aveva un curriculum di tutto rispetto. Quindi, ripeto, non ci rammarichiamo di nulla, speriamo soltanto di superare quanto prima insomma questo momento negativo e continuare il percorso brillante che ha contraddistinto l'inizio della stagione. Ecco, direttore, ha introdotto lei l'argomento Saveriano Infantino, ci teniamo molto, essendo il ragazzo lucano, per anche tranquillizzare i tanti tifosi del Matera che ci seguono da casa. Quali sono le condizioni di Saveriano? Ma Infantino c'ha un problema, una noia muscolare, dovrebbe recuperare tra qualche partita. Io vi dico che sicuramente non ce la farà per la partita di Foggia, e forse nemmeno ancora col Siracusa, ma a Catanzaro dovremmo recuperarlo, quindi bisogna essere pazienti. Quando ci sono problemi di infortuni legati a questioni di natura muscolare, bisogna stare sempre molto attenti, quindi bisogna pazientare. Ancora 2-3 partite, insomma, e lo avremo in piena forma tra poco. Direttore, allora ci lasciamo, vogliamo sapere qual è la sua ricetta per raggiungere il sogno chiamato Serie B, e vogliamo sapere anche il suo pensiero su Patron Columella e cercare di carpire anche il lato umano, quello che vogliono vedere anche i tifosi del Matera. Allora, per vincere il campionato in questo momento bisogna mantenere la calma, non bisogna disunirsi. È vero è che veniamo da 2 sconfitte consecutive, ma nel gruppo posso rassicurare i tifosi, non c'è alcun scoramento, anzi c'è tanta rabbia di volersi immediatamente riscattare, lo faremo sicuramente già dalla partita di Foggia, per riconquistare la vetta che da qualche partita ci è sfuggita. In riferimento al presidente Columella, posso dire, cioè non sono io a scoprirlo, è un personaggio vulcanico, è un personaggio che più di tutti quanti gli altri vuole vincere a tutti i costi il campionato. Credo che lo abbia manifestato con le operazioni, lo ha dimostrato con le operazioni che sono state fatte quest'anno, e il suo lato umano è che sicuramente soffre tantissimo quando la squadra purtroppo insomma incappa i risultati negativi. Io credo che in questo momento, siccome lui è il primo tifoso del Matera, sta soffrendo come un cane che ha perso la prima posizione in classifica, ed è speranzoso dentro di lui che già dalla prossima partita insomma la squadra possa riscattarsi e riconquistare la vittoria. E speriamo allora che i biancazzurri si porteranno a casa lo scalpo del Foggia e ridare il sorriso a Patron Columella. Grazie mille, direttore, per essere stati grazie con noi. L'aspetto in studio, direttore, compatibilmente con gli impegni del campionato. Grazie, buonasera. Buonasera al direttore generale Pino Iodice, in bocca al lupo a tutto il Matera, ma soprattutto a Saveriano Infantino per un pronto recupero. Mister Arleo, abbiamo sentito allora l'analisi della partita del DG Iodice, sei d'accordo con le parole del direttore del Matera? Sì, di massima sì, perché purtroppo sono stati degli episodi a condannare, ma il Matera ha un impianto di gioco abbastanza importante, un allenatore che ha vinto con il Benevento la C1 e quindi sa come gestire determinate situazioni, sono sicuro che ne verranno fuori. Mister Lazic, autentico mattatore della partita, l'abbiamo visto, Nzola, l'attaccante della Virtus Francavilla, davvero mattatore con 2 gol e un assist per il compagno di squadra. Si parla da tanti mesi di questo ragazzo, che parlando con il tecnico e i dirigenti del Francavilla, che ogni tanto ci sentiamo, si parla di un grande avvenire di questo calciatore, perché dicono che non è di questa categoria, perché le prestazioni che sta facendo adesso sono da Serie A a Serie B, per questo dico che questo è un'annata solo di passaggio.
Con Giuseppe Natiello, con i calciatori, per capire anche l'atteggiamento con cui si va incontro a una partita. Quello del Matera contro la Virtus Francavilla in casa, la prima sconfitta della stagione, Giuseppe, può essere magari dovuto da un approccio sbagliato alla partita? No, secondo me no, secondo me è più un incidente di percorso. Gli episodi purtroppo sono andati contro la squadra di casa e poi Nzola ha fatto due euro gol e un assist, quindi diciamo che l'ha vinta quasi da solo la partita. Letteralmente sugli scudi, in effetti è davvero contribuito in gran parte all'exploit della formazione di mister Calabro al 21 settembre. Leo, una squadra che procede come il Matera con tantissimi risultati, dopo una striscia di risultati utili consecutivi, incappare magari in due stop consecutivi, frutto magari di episodi, può essere anche frutto di un calo fisiologico a livello fisico di prestazioni? No, quello lo dovranno dirlo loro, il calo fisico no, però dico che per quello ho visto gli avversari pure giocano, non solo è stato bravo questo attaccante, i compagni suoi in quella giocata del gol hanno fatto il taglio giusto, così lasciavano uno contro uno loro, che è andato sull'esterno e ha fatto gol. Quindi Francavilla pure ha fatto una bella cosa come squadra, non solo l'attaccante. Poi niente, i cali ci stanno sempre, non puoi mica vincere tutte le partite, quindi hanno grandi giocatori, un grande mister, quindi sicuramente affronteranno la prossima partita nel migliore dei modi. Con l'avvocato Saponara, avvocato, dopo sulla scia di questi grandi campionati, importanti campionati che sta svolgendo il Matera, ti aspettavi magari una stagione così importante quest'anno, così di vertice, se secondo te ci sono i presupposti per raggiungere davvero il sogno chiamato Serie B? Ritengo di sì, da come la squadra è stata costruita e dai risultati che subito ha cominciato a mettere in fila uno dopo l'altro. Quello che è successo ieri nel calcio, molte volte si sa, ci sono calciatori come questo Zola che spaccano le partite e le decidono, diciamo, da soli, fermo restante, come diceva il buon Leo, che tutta la squadra, diciamo, ha svolto una prestazione di assoluto rilievo. E allora chiudiamo l'argomento Matera passando all'altra Lucana impegnata nel girone C, vale a dire il Melfi, piove sul bagnato con la nona sconfitta consecutiva per la formazione federiciana, condizionata anche dalle assenze dei due squalificati Obeng e De Angelis. Allora ci andiamo a godere le immagini, gli highlights di Melfi Fidelis Andria grazie alle immagini di Sportube. Il Melfi non si schioda dal numero 17, come sono i suoi punti in classifica. Il numero che porta Iella lo costringe a subire la nona sconfitta consecutiva e per effetto della vittoria della Vibonese a Caserta i gialloverdi scivolano all'ultimo posto, quello che significa retrocessione diretta. La doccia fredda si è avuta prima che l'orologio si spostasse di un minuto. Da circa 30 metri Cianci, incredulo, si trova tra i piedi un anonimo pallone e tira distinto. Il portiere dei padroni di casa Gragnaniello, colto di sorpresa, può soltanto accompagnare con lo sguardo la sfera che, calando dall'alto, si insacca nella rete beffardamente. Bisogna attendere fino al 13° per registrare un tiro pericoloso su calcio piazzato del giovane Battaglia, che il portiere avversario riesce a deviare in angolo. Controllo di entrambe le squadre a centrocampo e pochissime incursioni da un lato e dall'altro. La Fidelis Andria impensierisce Gragnaniello sfiorando il raddoppio. Il Melfi invece fa una buona manovra a centrocampo, ma in attacco è piuttosto sterile. Al 41esimo, primo calcio d'angolo della partita. Fatale per il Melfi una deviazione in rete da parte di Croce, ex di turno con Annoni e Cruz, dopo che il pallone rimbalzato per più volte nell'area piccola tra una selva di gambe. La ripresa inizia subito bene per il Melfi, sembra che gli ospiti siano ancora negli spogliatoi, ciò nonostante non riescono a riaprire la gara. Provano alternativamente Battaglia e Marano, ma senza fortuna, con il portiere Pop che li neutralizza con parate sceniche. La più bella azione del Melfi si registra al 25esimo, lancio lungo di Battaglia, sponda di De Vena e tiro istantaneo di Foggia con una nuova parata del giovanissimo Pop che deve in corner. Dopo due minuti però i padroni di casa riaprono la partita, ma
Parano calcia da limite, complice la deviazione di un difensore. La palla spiazza il portiere avversario e si insacca per la rete del 2-1. Non c'è immediata reazione dei pugliesi, che provano soltanto su calcio da fermo con Mancino. Il finale è tutto di marca giallo-verde. In preda alla rabbia di dover subire una nuova sconfitta non proprio meritata, attaccanti e difensori cingono d'assedio la porta difesa da Pop, soprattutto con Marano che ripetutamente calcia ma non inquadra però lo specchio. Nulla da fare, la gara termina con il rammarico del Melfi e con un sospiro di sollievo da parte della Fidelis Andria, che colleziona il 17° risultato utile consecutivo. Ai pugliesi il 17 non porta male. È sempre più notte fonda all'ombra del castello quello federiciano, nona sconfitta consecutiva per il Melfi che non riesce più a vedere la luce in fondo al tunnel. Mister Lazic, abbiamo visto la partita, qual è la tua idea anche di questo, oltre del match, ma anche di questo momento che sta vivendo la formazione di Patron Maglione? Ma è difficile per me capire la situazione del Melfi. Sicuramente io da fuori, leggendo i giornali, vedo che hanno perso 9 partite di seguito, mi sembra. Sì, sì. Conoscendo la società del Melfi quando stavo io, è strano. Solo un grandissimo mister Biteto, che ancora non ha cambiato allenatore, di solito solo la loro saggezza e la fiducia che danno a questo esperto allenatore, è capitato pure a me, 6 sconfitte di seguito, non mi hanno cambiato a Melfi. E secondo me l'esperienza è tutto, cambiando in questo momento allenatore secondo me sarebbe sbagliato, danno fiducia e si devono riunire tutti intorno al mister e alla squadra e di dare una mano, perché adesso peggio di così non si può. Diciamo che Melfi, ho sempre detto che c'ha 7 vite, spero pure quest'anno inizi a vincere qualche partita e almeno, almeno arriva in play-out, perché una si sa retrocede, gli altri 4 fanno play-out, e Melfi è abituato a lottare, sono convinto che fino alla fine ce la farà. Momento delicatissimo per i normanni, il segno sintomatico è appunto le bocche cucite nell'ambiente giallo-verde, dove, come diceva il nostro mister Lazic, sono tutti riuniti, cercano di ovattarsi per fare cerchio e uscire da questa situazione. Con mister Arleo, che è appunto un tecnico, ce l'ha introdotto mister Lazic, la posizione di mister Dino Bitetto. Abbiamo parlato anche una settimana fa, premettendo che parliamo davvero di uno degli allenatori tra i più importanti del panorama della Lega Pro. Ricordiamo tutti quanti 2 anni fa la grandissima stagione proprio con il Melfi, una salvezza incredibile, il 9° posto, il pass per la Team Cup con giocatori come Caturano e Dermacu partiti per i lidi dorati del calcio italiano. Tu come la vedi sulla posizione di Bitetto? Dargli fiducia oppure è arrivato a un certo punto è davvero difficile andare avanti? Beh, per noi che siamo fuori dall'ambiente è difficile dare dei giudizi. Sicuramente, voglio dire, Maglione e Castaldi hanno il termometro della situazione. Se lo spogliatoio è compatto attorno all'allenatore, sicuramente gli daranno fiducia e cercheranno di uscire tutti quanti insieme. Ma questo è un qualcosa che soltanto chi sta all'interno dello spogliatoio può valutare in base a quelle che sono i discorsi che si fanno e magari anche gli umori dei calciatori nei confronti dell'allenatore. C'è un dato oggettivo, insomma, che Melfi, al di là delle 9 sconfitte, cerca sempre di giocarsi la partita ad armi pari e purtroppo spesso viene punita alla prima distrazione, segno di un anno un po' particolare, partito con un ripescaggio che è arrivato tardi, una squadra fatta in fretta e furia, con un ritiro anche fatto all'ultimo momento, e queste sono cose che nel calcio alla lunga paghi. Leo, ti è mai capitato di perdere 9 partite consecutive? Per fortuna no, spero non capiterà. Se ti dovesse capitare in questi momenti, magari avrai vissuto nella tua carriera anche momenti difficili con tutta la squadra, secondo te da questi momenti come si esce? È tutto insieme. Tutti insieme, squadra, allenatori e giocatori, non c'è, lavorando non c'è altro, non esistono magie, non esistono, è questo. E per ritrovare la fiducia magari può bastare anche un episodio nella partita successiva, magari un'azione, una giocata che può dare di nuovo fiducia? Sì, pure è capitato anche noi domenica che non eravamo messi benissimo, è capitato un episodio
L'abbiamo cercato, abbiamo lavorato, abbiamo trovato l'episodio, il gol, e abbiamo ribaltato non solo il risultato, sino anche la classifica. Quindi basta anche un episodio da volte per trovare quella fiducia e andare avanti tutti insieme. Però è questo, se non si sta insieme non si può uscire, non si può lavorare. Avvocato, il Melfi con Romaniello in panchina non era riuscito a trovare una vittoria a inizio campionato, poi è stato sostituito dal ritorno in panchina del mago Leonardo Bitetto, anche lui un momento iniziale di difficoltà con 4-5 sconfitte consecutive, poi è arrivata una bella serie di risultati che ha proiettato il Melfi addirittura al di fuori della zona playout, poi il crollo a picco, 9 sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare, abbiamo visto prima la classifica, il Melfi all'ultimo. Ultimo posto, secondo te qual è la rotta per provare a uscire da questa strada e se la corsa per la salvezza si fa complicata oppure se c'è ancora tempo? Anche proprio il segno, proprio questi risultati altalenanti dall'inizio della stagione, a mio avviso evidenziano delle carenze strutturali della squadra di Peppino Maglione. Evidentemente non è stata costruita al meglio e le lacune prima o poi le paghi, non c'è niente da fare, non credo che si possa imputare né al primo né al secondo allenatore responsabilità particolari e specifiche, credo che entrambi abbiano lavorato diciamo come sanno fare, quindi non mi sentirei onestamente di individuare responsabilità specifiche. Il fatto di continuare con Bitetto secondo me è un bel segnale da parte della società, perché maghi in giro non credo ne esistano, la categoria è quella, se i limiti sono quelli si tratta semplicemente di mettere un po' più di rabbia e di grinta, di cattiveria agonistica e forse qualcosina si potrà risolvere, ma comunque la vedo dura da qui alla fine. Con Giuseppe Natiello, tu sei proprio un ex Melfi, se non sbaglio quelle 2 stagioni fa vivevi nel settore giovanile quando il Melfi arrivò al 9° posto, ti fa male vedere la tua formazione che ti ha cresciuto, la cantera che ti ha cresciuto calcisticamente in queste condizioni? Sì, comunque è una brutta cosa, cioè sempre bello avere una squadra in più lucana, far parte di campionati professionistici, spero che riesce a rialzarsi subito e centrare l'obiettivo della salvezza, possibilmente diretta oppure attraverso i play-out. Giuseppe, tu che hai respirato quell'aria, l'ombra appunto del castello, come hai visto l'ambiente Melfi, quali sono anche i segreti del successo del modello Melfi al di là dell'ultimo posto in classifica? Ricordiamo che il Melfi sono 13 anni tra i professionisti. Io purtroppo non ho mai fatto parte della squadra tra virgolette grande, però penso che con il lavoro di squadra e se si rimane uniti si possono raggiungere grandi obiettivi come quello di 2 anni fa quando raggiunse il 9° posto e la salvezza in Lega Pro. Mister Arleo, sei soddisfatto del mercato del Melfi? Ricordiamo che è tornato De Angelis, storico attaccante proprio giallo-verde, è arrivato Marano, centrocampista con il vizietto del gol che con la Viterbese sempre in Lega Pro aveva già trovato 6 centri, è arrivato anche il difensore Romeo, poi l'ultima giornata, l'ultimo giorno e l'ultima ora sono arrivati i 2 profili interessanti giovani, sia Russo che Battaglia. È un mercato di riparazione sufficiente secondo te, mister, oppure andava fatto qualcosa in più? Beh, diciamo la spina dorsale l'hanno rinforzata abbastanza con Romeo, Marano e De Angelis. Poi è chiaro quello che secondo me si evidenzia, al di là di tutto, è un clima di sfiducia, ma anche un continuo cambio di preparazione atletica, perché è strano, insomma, il trend che sta avendo il Melfi quest'anno. Proprio nel momento in cui si erano ripresi con Bitetto, anche con il cambio di uomini e di calciatori, spesso sono incorsi in sconfitte consecutive e mi sembra che il giocatore squalificato ieri insieme a De Angelis, non è nuovo ad espulsioni, quindi è evidente che c'è un certo nervosismo all'interno del gruppo che probabilmente spesso arriva a penalizzarli in maniera forse anche eccessiva.
Mister Lazic, per rimanere aggrappati al treno salvezza bisognerà per forza fare punti in Sicilia quando il Melfi sabato prossimo affronterà il Siracusa dell'ex potenza Lele Catania. Che partita ti aspetti, mister? È l'ultima spiaggia per il Melfi. Ma adesso ultime partite sono tutte ultime spiagge. Quando una squadra non è tranquilla, quando deve vincere per forza, il campo diventa un aeroporto, non si arriva mai, si corre male, ogni volta che non prendi la palla a livello di testa non ci sei, scoppi, a livello psicologico, a livello inizi a perdere pure le forze per correre, per questo dici tranquillità non si può dare, se un giocatore perde 9 partite, un allenatore perde 9 partite, tranquillità non è facile darlo, però... Nel calcio tutto ci ha insegnato il calcio che nulla è impossibile, bisogna provare di fare un'impresa impossibile e questa partita di sabato, chiamiamola impresa impossibile, però se diventa possibile entra un altro morale, per questo ci vuole una partita importante per dare morale e un po' di fiducia all'ambiente, per questo non è facile, però devono provare, purtroppo calcio ci è abituato a tutto. E chiudiamo allora l'ampia pagina del Melfi con la metafora di mister Lazic che rende le idee con i federiciani che hanno 7 vite, ci hanno dimostrato davvero a grandissime cavalcate, ci hanno abituato a grandissime cavalcate nelle ultime stagioni, speriamo che anche quest'anno possano centrare in un modo o nell'altro la salvezza nel girone C di Lega Pro. E chiudiamo allora la pagina della terza serie nazionale sempre all'insegna del sorriso perché è il momento, è tornata la tanto attesa irriverente rubrica del bello e del brutto del calcio con la top 4 di Ma che calcio fai? La top 4 di Ma che calcio fai? Al quarto posto il rigore in movimento cestinato da Armellino contro la Virtus Francavilla. Al terzo posto la scaramuccia tra Melfi e Fidelisandria. Al secondo posto, rigore per il Siracusa e Dumbia, con la Maspero scava la buca. E al primo posto, sempre Lecce Siracusa, l'incredibile autorete dei siciliani. Con le mani nei capelli, Leo, ti è mai capitato di assistere ad un autogol del genere? Il difensore l'ha buttata dentro con una cattiveria d'attaccante. Se tutti gli attaccanti faremo così, purtroppo è capitato, dai. Sono cose che succedono e anche spesso, quindi peccato per lui la squadra. Avvocato, abbiamo visto anche come Dumbia del Lecce scavasse la buca scola Maspero, chi può ricordare vecchio derby Torino-Juventus quando Salas. Maspero scalò il mister in anticipo e poi Salas la sparò in curva Maratona. A scuola Maspero l'ha visto, era da punire. Sì, no, vabbè, sono quelle situazioni, diciamo, extra calcistiche. Che comunque strappano un sorriso, voglio dire, anche questo nel calcio ci sta, insomma, nel corso di una gara. E anche questo che lo rende davvero uno sport meraviglioso. Allora tuffiamoci nel girone H di Serie D andando a ripercorrere risultati e classifica dell'ultimo turno. Serie D, girone H, i risultati del 23° turno. Cinzia Ciampino 4-2, Gerbison Bisceglie 1-1, Gravina Agropoli 4-0, Manfredonia Anzio 2-2, Nardò Madre Pietra 3-0, Potenza Nocerina 2-1, San Severo Francavilla 1-1, Trastevere Herculaneum 1-0, Vultur AZ Picerno 1-0. La classifica comanda il Trastevere a quota 53 punti, segue Nocerina 46, Bisceglie 44, Gravina e Nardò 41, Gelbison 39, Manfredonia e Francavilla 32, Anzio 30, Potenza e Vultur 28,
a Zeta Picerno, San Severo ed Herculaneum 26, Agropoli 20, Cinzia, Madrepietra e Ciampino a 16. E partiamo in riva al Sinni con il Pari in trasferta del Francavilla che rimonta la rete di falconieri per la formazione da una del San Severo grazie al Totti di Francavilla, come lo citò una volta Mister Lazic nell'anno passato, Jenny Del Prete. Allora, proprio per introdurre l'argomento Francavilla, ci facciamo una bella scorpacciata di reti della stagione 2016-2017 della formazione di Mister Ranko Lazic. Francavilla impatta per 1-1 a Ricciardelli contro il San Severo. Mister, vogliamo sapere subito, siamo curiosissimi, che gara è stata? È una gara che vale 6 punti, una gara che tutte le gare, ultime 10-11 partite del girone, come nostro equilibrato, non ci sono più, sono tutti scontri diretti e l'approccio di tutta la settimana è stato quello, da che si deve fare il risultato per forza, non si deve perdere, perché perdendo San Severo esce fuori da si avvicina e noi rimaniamo immischiati nella zona di play-out, che non è ancora finita, però sicuramente sono scontri diretti che non puoi perdere. La partita è stata proprio così, loro nervosi, non riuscivano a giocare, neanche noi, per questo è uscito un pareggio, poche occasioni da gol, squadre che sono equivalse in campo, errori dovuti al nervosismo sono stati da parte nostra e da parte loro. Alla fine è uscita una brutta partita, però si è mossa la classifica, adesso abbiamo un'altra trasferta a Ercolano e speriamo di fare meglio di ieri, perché ieri non giocare nervosi, giocare con la paura addosso, che si parla prima del Melfi, non è mai facile, e noi e loro, tutte e due squadre nervose, è uscito un brutto calcio e un pareggio. È questo che recrimini ai tuoi ragazzi, magari la mancanza di un pizzico di serenità, e poi quali sono le difficoltà di affrontare il San Severo, che storicamente lì è un campo difficile per le dimensioni strette? San Severo è un campo che noi porta sempre male, abbiamo fatto questa è terza partita, due volte abbiamo fatto un calcio da applausi e abbiamo perso sempre. Ieri è stato un calcio, forse Francavilla, più brutto della stagione, però col San Severo non è mai facile giocare, perché è una squadra esperta, non è facile, tutti hanno steccato. Nardò ha pareggiato, Trastevere ha pareggiato, Gravina ha pareggiato, ha vinto Nocerina dopo che loro hanno sbagliato il rigore. Un campo molto difficile da affrontare. E nell'esperienza degli altri anni, che abbiamo fatto un grande calcio, l'abbiamo sempre perso, ho detto devono essere brutti ma devono portare il risultato a casa, così è stato. Sono soddisfatto, però sicuramente è ancora lunga finché non arriva con la salvezza matematica. Come hai detto tu prima, mister, è un punto che muove la classifica, quindi vedi la tua squadra in crescita, in risalita, dopo anche la vittoria nel derby contro il Potenza, che dà dei risultati positivi dopo quelli negativi precedenti? Ma noi contro il Potenza abbiamo fatto solo un primo tempo bello, col Potenza pimpante, sempre pericoloso in contropiede, che poteva fare qualcosa in più. Colpa anche di Guaita. Pure se noi abbiamo fatto un bellissimo primo tempo con
con un bel calcio, molto ritmi alti. Secondo tempo, quando la partita si è fermata, era un po' squadre equivalse. Noi abbiamo trovato un altro 2 gol, però sicuramente non abbiamo giocato come primo tempo contro il Potenza, abbiamo giocato una partita diversa, una partita senza vero con l'erba sintetica, con una squadra che doveva vincere per forza, noi che mancava qualcuno dei giocatori importanti che sono usciti il secondo tempo, la partita era diversa. E come che io Potenza ho visto, tutti erano preoccupati, ero convinto che Potenza con Donocerino non perdeva. Alla fine si è visto che Potenza ha fatto un grandissimo risultato, con una squadra che forse non ha grande calcio, per una squadra che ha perso solo una volta da quando eravamo Simonelli, questa ieri era la seconda volta. Sicuramente un campionato equilibrato. Da oggi in poi ogni partita vale 6 punti, chi si deve salvare? Noi siamo ancora dentro, siamo a 6 punti da play out, e tutte le partite adesso sono diverse, non c'è bel calcio, c'è solo il risultato di mezzo. Mister Raleo, questa era una partita che anche Picerno, Potenza e Vultur guardavano con molta attenzione, sempre in ottica play out. Avete salvezza, avete esultato quando avete letto del pareggio di Del Prete, o ti aspettavi magari che il mister facesse il favore a tutte e magari potesse spugnare Ricciardelli? Ma diciamo che ci auguravamo magari che vincesse Francavilla, però più che altro quello che dico sempre io, dobbiamo pensare a fare noi i punti per la salvezza e non guardare tanto a quello che fanno gli altri, insomma. Avvocato, volevo chiederti il parere rispetto alla passata stagione, di quale poi lo chiediamo ovviamente a mister Lazic. Quali possono essere secondo te le difficoltà del Francavilla quest'anno rispetto alla grandissima stagione dell'anno scorso, dove aveva fatto davvero stropicciare gli occhi a tutti gli addetti ai lavori con l'ottimo calcio smaltito da mister Lazic? Quest'anno il Francavilla aveva anche i favori del pronostico per aver confermato l'ossatura di una squadra importante, cercando di dare continuità appunto al gioco. Secondo te cosa non è funzionato rispetto all'anno passato? Secondo me il calo delle prestazioni dei giocatori fondamentali, cito due su tutti, Sekoum e Aleksić. Mancano i gol di Aleksić probabilmente a questo Francavilla, e le annate purtroppo sono così. Oltre a loro due credo che anche qualche altro sia al di sotto delle proprie possibilità. Questa è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Leo, tu ovviamente avevi illuso i tifosi del Potenza nel derby al Fittipaldi, avevi fatto male momentaneamente proprio a mister Lazic con il vantaggio del Potenza su assist di Pepe. Che Francavilla hai visto in quell'occasione? Sicuramente hanno fatto una grandissima partita loro. Noi abbiamo anche fatto fatica a fare il nostro gioco, però vabbè, io sempre guardo più a noi e dico che potevamo fare molto di più, come ha detto il mister. Non l'abbiamo fatto per diversi motivi, però è stato merito loro vincere quella partita. Assolutamente sono stati i più bravi di noi e hanno vinto. Giuseppe Natiello, abbiamo parlato anche una settimana fa con il presidente Cupparo anche della partita proprio Francavilla-Vultur, dove il presidente aveva detto che nonostante il risultato era stata una delle migliori prestazioni del Francavilla, perché poi siete riusciti a pareggiare anche con un pizzico di fortuna su 2 rimesse laterali. Sì, è vero, secondo me quella partita da parte della Vultur è stata la partita più brutta. Poi il Francavilla ci mise molto in difficoltà, soprattutto il primo tempo. Poi con 2 rimesse da laterale abbiamo trovato 2 gol, tra l'altro il secondo di Rabeni, un gran bel gol, e diciamo siamo stati un po' fortunati quella partita. Però non molliamo mai e abbiamo già in molte partite fatto gol proprio verso lo scadere. Che cosa ti aveva colpito in quella circostanza del Francavilla? Più magari la mole di gioco smaltita o magari l'importanza delle individualità in rosa della formazione rosso-blu? Quella partita mi impressionò molto Aleksić, non lo prendevamo quasi mai, cioè, ci fece 2 gol e
e ne sfiorò un altro su punizione, proprio secondo me un giocatore di un'altra categoria. E niente, ci ha messo in difficoltà, e però anche Seccum a centrocampo, poi per fortuna venne sostituito e quindi ci liberò un po' il gioco. E niente. E magari può essere anche quello. Con Natiello che lancia la critica a mister Lazic, no, scherziamo, però magari è anche stata quella la col 2-0 noi pensavamo già al Gerdison fuori cassa, togliamo il giocatore più importante, perdone, perché era 4 ammonizioni, no? Prende un quinto perché era nervoso, già ha fatto un fallo prima, sì, mi sembra proprio su di lui, sì. Ha fatto un fallo e arbitro femmina, ragazza, l'ha graziato, sì. Ha detto questo prossimo fallo fa fuori, tra l'altro, sì. Prima che lo fa fuori lei lo cambio io, perché avevo un certo Marino a centrocampo che, certo, che fa è un altro Seccum quando gioca, per questo era un errore, perché dopo senza di lui loro hanno trovato la forza o fortuna, perché i palli laterali sono... pure fanno parte del gioco, e se noi dormiamo, ieri pure abbiamo preso un fallo laterale nostro, abbiamo preso gol 3 minuti alla fine su 3 persone con la palla, è un'annata, ecco, voglio sapere questo, mister, cosa cambia dall'anno scorso, lo voglio sapere da te, magari ha inciso l'inizio di preparazione anticipato per l'impegno in Team Cup contro il Modena, magari per una squadra di Serie D, magari questo ha inciso di far firmare qualche calciatore, prima di fare un ritiro fino a Ferragosto, diciamo che io non mando le liste, non mandiamo a nessuno fino a Ferragosto, e dopo Ferragosto si decide, si fa riunione di tutti, staff tecnico e società, e si firma. Noi per fare Team Cup abbiamo fatto firmare magari prematuro qualche calciatore, gli under soprattutto hanno avuto troppo fretta e potevamo aspettare ancora, perché non c'era bisogno, perché Team Cup si poteva fare pure senza under. E niente, magari cambiando tutta la difesa, ma i due centrali abbiamo cambiato, in questa categoria i centrali difensivi sono fondamentali, noi non siamo riusciti mai a trovare questi equilibri fino adesso, abbiamo sempre, non abbiamo quell'equilibrio, quella continuità di squadra, abbiamo una partita da 7 e l'altra da 5, alla fine e classifica è quella, perché se non hai continuità avrai sempre questa classifica, di centro classifica, alti e bassi, e noi siamo quelli, ultimamente facciamo questi squilibri, che non me li spiego, la notte non si dorme, si cerca di lavorare, all'inizio partita si fanno stessi errori, e alla fine si correggono di nuovo 2-3 settimane, si lavora, si sbaglia lo stesso, alla fine dici ma vabbè, forse sono io, ti devo lasciare tranquilli, forse non facendo niente si farà meglio, di solito qualcuno ha fortuna di non fare niente e vince le partite, io non ci riesco, però speriamo di riprenderci, perché questi 4 punti in 2 partite abbiamo fatto, speriamo di continuare, perché la rosa è importante, nella mia squadra sono giocatori importanti. Adesso bisogna essere squadra, e essere squadra significa prendere esempio di Trastevere, e forse doppio meno forte di noi, però sono squadra, è un esempio che è bello vedere quella squadra, che si aiutano, che si parlano, che fanno tre regole fanno a perfezione, una squadra che corrono tutti, si aiutano tutti, e l'allenatore non dice una parola là, tra prima e seconda metà, solo un minuto è uscito fuori. È una squadra, quando c'è una cosa come l'anno scorso, la mia squadra, c'era una troncella tale quale, e questa squadra mi assomiglia molto a quella di Trastevere, e la mia bisogna diventare squadra il più presto possibile, se no rischiamo ancora tanto, per questo abbiamo tutte le carte in regola di diventare ancora squadra, ma dobbiamo essere ancora, non basta quello che stiamo facendo adesso, bisogna essere ancora di più, e di più significa che possiamo toglierci qualche soddisfazione, forse campionato se siamo con la delusione di tutti, noi San Severo, pure San Severo c'è una squadra in organico, dei calciatori importantissimi della categoria, e adesso siamo quella la squadra, diciamo che non piace a te, che non rispecchia la no, tua no, non è lei che rispecchia, è colpa mia, perché io sono allenatore della squadra, mi prendo le mie responsabilità, però siamo la squadra, è quella là che ha deluso, adesso sta a noi di dare qualcosa a noi stessi, alla società e al pubblico,
perché andare a fine stagione a finire in questo modo significa che avremo dei problemi tutti quanti, io e tutti i calciatori, di trovare una prossima un'altra squadra. Bellissimi gli spunti di riflessione offerti dal nostro mister con la dietrologia dietro le valutazioni, che sta appunto dietro alle valutazioni di un allenatore. Questo è lo scopo della nostra trasmissione, regalarvi proprio la voce dei protagonisti e le importanti riflessioni che vi offrono, anche con la battuta provocatoria del mister di trovare squadra quando lui è un'istituzione oramai in Riva Alfini. Quanto sono? 12 anni, mister? Ma no, noi siamo tutti i giorni, siamo figli dei risultati, ogni certo. Anno è chiaro che sono 11 anni che sto in una squadra e per me è diventata una mia pelle, diventa una mia casa, è diventato un mio orgoglio, fare vedere certe cose che non funzionano e si triplicano le ansie, si triplicano i problemi, vuoi risolvere tutto, vuoi dare soddisfazione a persone che si fidano in te e non è facile lavorare con persone che vuoi bene, che ti vogliono bene e che non riesci a dare quello che loro aspettano da te e dalla squadra. E per questo è molto difficile per me, ma per tutti gli allenatori è difficile, però per me che sto tanti anni si aspetta ancora di più. È chiaro che motivazione di tanti giocatori che stanno tanti anni con me, gli dico sempre che ogni anno è diverso e ogni anno allenatore sono diverso, perché non pensate che siamo amici perché siamo tanti anni, perché un giocatore che conosce già l'allenatore come parla, come dice, come lavora tutti i giorni, dopo 6-7, dopo 2 anni o cambi allenatore o cambi calciatore, però società bisogna dargli atto che ha dato fiducia sempre a me, cambiando spesso pure i calciatori, però è chiaro che sono risultati, sono di mezzo sempre, io ho fatto sempre discreti campionati, però società mi ha dato sempre tanto. Mister Arleo, la risalita del Francavilla partirà proprio dal Solaro, come ha detto mister Lazic prima, contro l'Herculaneum. Che partita attenderà la formazione di mister Lazic? Anche perché lo ricordiamo, l'Herculaneum ad inizio campionato era quasi la sorpresa del girone, poi arrivò la doppia batosta tra partita persa a tavolino e punti di penalizzazione che fece scivolare, addirittura di -7, fece scivolare proprio l'Herculaneum dalle prime posizioni in vetta alla classifica proprio a metà graduatoria. Era un -6, più che un -7, però poi 3 punti sono stati ridati all'Ercolano, per cui è una squadra comunque di categorie con giocatori che conoscono abbastanza bene il girone, che con l'allenatore hanno giocato già diversi anni, l'anno scorso la grande totalità giocava con l'allenatore a Marcianise, è una squadra molto solida che purtroppo ha cambiato qualche cosina a dicembre e le cose non sono andate come speravano, per cui sono piombati in una crisi di identità, tant'è vero che hanno fatto pochissimi risultati, però è una squadra da non sottovalutare, da tenere in grande considerazione, perché soprattutto in casa è una squadra che non concede molto alle squadre viaggianti, tranne l'ultimo periodo, però nel giro d'andata ricordo che era imbattuta, quindi bisogna tenere in grande considerazione. Chiudiamo l'argomento Francavilla. Mister, vogliamo sapere qual è l'obiettivo della tua squadra da qui alla fine? Pensare soltanto a una tranquilla salvezza? L'obiettivo prima è la salvezza, perché siamo classifica, dice questo. E poi togliere qualche soddisfazione più fino alla fine per salvare la stagione, quello che dico sempre, salvare la stagione, perché non siamo una squadra da bassa classifica, siamo una squadra d'alta classifica che non riesce a girare d'alta classifica e adesso bisogna rimane solo di salvare la faccia, di dare qualche soddisfazione soprattutto a noi, a gente che fa sacrificio per noi, che non ci fa mancare niente e di salvare questa stagione. Detta da tutti che siamo un fallimento, però io dico che se abbiamo orgoglio, se siamo calciatori, giocatori, se siamo una squadra, bisogna smentire tutto questo, perché calcio è questo, si cambia la vita in 3 partite si cambia la vita di tutti noi, per questo abbiamo ancora 11 partite da salvare stagione e se siamo uomini, se siamo squadra, bisogna dimostrarlo, per questo obiettivi. Il primo obiettivo è salvezza, perché se non si raggiungono questi 42 punti, magari bisogna pensare dopo.
E allora siamo sicuri che nel rettilineo finale il Francavilla riuscirà a mettere sui binari giusti l'andamento della sua stagione. Dal Rivalsini facciamo un balzo nel capoluogo di regione perché andiamo ad analizzare il successo in remontata del Potenza sui Molossi della Nocerina, seconda forza del campionato. Ci andiamo a vedere allora le highlights di Potenza Nocerina. Dopo la firma del preliminare, il Potenza risorge dalle proprie ceneri e centra la prima vittoria al Viviani di questa stagione, abbattendo il Rimonte e i Molossi della Nocerina per 2-1. Dopo il minuto di raccoglimento e ricordo dello storico capitano della promozione in Serie B del Potenza, Sergio Quagliattini, le formazioni si riversano in campo per le prime fasi di studio. L'inerzia del match viene smorzata all'11esimo, quando i padroni di casa si rendono pericolosi da corner con una girata di Somma, facilmente controllata da Somma Riva. Al 14esimo ci prova Pepe dal vertice, ma la sua conclusione è potente ma centrale. Gli ospiti provano a replicare 3 minuti più tardi su calcio piazzato, ma Liperta spara alto da buona posizione. Al 19esimo calcio di rigore per la Nocerina per l'intervento scomposto di Forgione su Siclari. Sul dischetto si presenta il difensore specialista Cacace, che incrocia il penalty. Napoli sfiora ma non respinge per il vantaggio dei rossoneri. Il Potenza prova a reagire al 23esimo con una punizione di Pepe, che serve al centro per il colpo di testa di Forgione respinto da Sommariva. Sulla ribattuta si fionda Todino, che alla Mertens prova a beffare con un sontuoso lob la difesa molossa, che sventa sulla linea con Cacace, ma nella circostanza Manetta impatta violentemente contro il legno, costringendo Biagioni a sostituirlo con Guarino. Rialzatosi fortunatamente sulle proprie gambe, Manetta viene trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Dopo 4 minuti di stop si riprende al 27esimo e 3 giri di lancette più tardi la Nocerina sfiora il raddoppio. De Julis taglia in aria e serve a rimorchio Siclari, che da solo davanti a Napoli perde il tempo di battuta, permettendo a Guarino di chiudere in estirada. Al 40esimo ancora uno scatenato Siclari scappa via presentandosi di fronte a Napoli, ma l'ex Taranto ritarda la conclusione con il solito Guarino, provvidenziale nell'azione di disturbo. Nell'ampio recupero concesso dal direttore di gara, Siclari sciupa al 49esimo anche la terza chance di giornata, ancora su un ottimo assist di De Julis, ma questa volta è abile Napoli a respingere con i piedi. Nella ripresa il Leone Rampante si desta e si riversa in campo con la dovuta cattiveria agonistica. I segnali di ripresa arrivano già al primo minuto con la conclusione di media vuelta di Guaita, che termina a lato e col pericoloso fendente sul corner al secondo minuto allontanato dalla difesa campana. All'11esimo i rossoblu spingono e si prendono il fondo con Guaita, che illumina la strada per Pepe, che impatta però sul muro rossonero. Al 13esimo ancora un indemoniato Guaita sfonda sulla destra e sforna un cioccolatino per i compagni, che però arrivano in ritardo all'appuntamento con il gol. 5 minuti più tardi ci prova Todino in acrobazia su un campanile, ma la sua rovesciata la calciatori Panini non trova lo specchio. Ma al 24esimo, applausi a scena aperta per Guaita, che trova il pari con un cost to cost da urlo. Pepe serve in profondità l'argentino, che con un tocco sublime si libera con un sombrero di un avversario, entra in area di rigore e con una finta manda al bar anche Cuomo per infilare poi sotto le gambe Sommariva per una rete da stropicciarsi gli occhi. Al 29esimo il Potenza ribalta il risultato con Pepe, che sfoggia la specialità della casa, la velenosa traiettoria balistica su calcio piazzato, che trova una deviazione degli ospiti insaccandosi in fondo alla rete per la remontata da rosso-blu. La reazione della Nocerina è tutta condensata in 5 minuti, prima al 35esimo con un tiro impreciso di Casiello dalla distanza, poi al 40esimo con il diagonale mancino del neoentrato Girardi, che chiama la deviazione in tuffo Napoli. Nel finale spazia l'ultima occasione per il rosso-blu con Esposito, che al 43esimo dal limite lascia sul posto l'avversario e scaglia la folgore mancina disinnescata dall'intervento di Sommariva. Poi non accade più nulla col Potenza, che centra 3 punti fondamentali in ottica salvezza, stroncando le ambizioni della Nocerina. Dopo il successo del Leone Rossoblu sul Molosso Rossonero, i tifosi del Potenza attendono solo l'ultimo atto, la tanto attesa firma dal notaio. E il Leone Rossoblu azzanna il Molosso Rossonero nell'arena del Viviani, con il Potenza che si porta a casa il prestigioso scalpo della Nocerina. Allora Leo, vogliamo subito capire che partita è stata e quali sono le difficoltà di questo match. Beh, abbiamo iniziato male, il primo tempo male, perché comunque sia è una partita molto importante. Vedi che se no, non avessimo fatto punti saremmo messo molto male ora in classifica. Quindi era una partita anche dove ci siamo stati molto nervosi anche noi. Loro sono stati molto bravi, però poi nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di più, ci siamo liberati un po' e abbiamo trovato il gol, e poi il secondo gol di Pepe che ci ha dato la vittoria.
Con l'avvocato Saponara poi ovviamente spulceremo tutti i dettagli del preliminare, del precontatto della scrittura privata, gli chiederemo quali sono tutti i passaggi per fare chiarezza a 360 gradi a tutti i tifosi del Potenza, ma parliamo prima della partita. Avvocato, allora abbiamo detto, l'analisi l'ha fatta Leo, una partita da due volti, un primo tempo magari non felicissimo, quello della squadra di mister Biagioni, poi un grandissimo secondo tempo. Certo, gli episodi poi nel calcio sono importantissimi, perché Siclari se butta dentro quelle occasioni nel primo tempo magari la partita sarebbe stata più che compromessa. Sì, certo, però devo sottolineare che non siamo partiti male. Il primo tiro della Nocerina in porta è stato il rigore, quindi non è che, voglio dire, avesse fatto granché prima. È chiaro che poi nel tentativo di riequilibrare subito il risultato abbiamo lasciato qualche spazio agli avversari. Il secondo tempo per la prima mezz'ora la Nocerina non si è vista proprio nella nostra metà campo. La squadra ha disputato veramente un gran secondo tempo e i gol che sono arrivati, anche il secondo con deviazione, sono stati il giusto riconoscimento per una supremazia netta che nel secondo tempo abbiamo dimostrato su una squadra che comunque è seconda in classifica, non dimentichiamo. Ma quest'anno proprio questa è la caratteristica del Potenza. Noi siamo stati grandi con le grandi e piccoli con le piccole. Nel girone di andata abbiamo battuto il Trastevere, abbiamo battuto il Francavilla, abbiamo pareggiato a Biceglie, abbiamo pareggiato a Gravina, adesso abbiamo battuto la Nocerina. È un campionato molto molto strano, su cui però a mio avviso hanno inciso altre situazioni extra calcistiche. Che poi andremo ad analizzare con la lente di ingrandimento. Leo, abbiamo appurato che ovviamente il cambiamento è dato dal primo tempo al secondo con il cambio di prestazione da parte del Potenza. Conoscendo Biagioni, immaginando il suo carattere, immagino che in quell'intervallo siano tremate le mura degli spogliatoi. Sì, devo dire la verità, ci ha dato tranquillità, e quello è stato importante per noi. È normale che in un momento così di difficoltà è lui che ci ha trasmesso un po' di tranquillità e ci ha fatto capire che potevamo ribaltare la partita, che dovevamo certamente dare di più, e così è stato. Però dico che la sua tranquillità ci ha dato tanto a noi, è quello che ci dà la tranquillità e la forza a noi per andare in campo e cercare di ribaltare la partita. Mister Arleo, Mister Lazic ci ha detto già prima che aveva previsto quasi un risultato positivo del Potenza contro la Nocerina, invece tu che idea ti sei fatto? Ti aspettavi che il Potenza potesse prevalere sulla formazione di mister Simonelli, che quando incontra il Potenza, e tu ne sai qualcosa, ne esce quasi sempre sconfitto? Sì, me l'aspettavo, l'ho anche detto, che non vincevano a Potenza, perché io ho avuto li ho incontrati 3 settimane fa e mi hanno fatto una bruttissima impressione. Noi hanno vinto non su un tiro, su un lancio da dietro, con un errore difensivo, però bravo Siclari ad agganciare la palla a volo, a fare gol. Ma avevo visto anche la partita di domenica scorsa contro il Rio Nero e anche lì non è che abbiano brillato per qualità di gioco e forse nemmeno il Rio Nero meritava la sconfitta. È chiaro che quando non giochi bene non sempre riesci a vincere, è successo questo. Fortuna forse rispetto alle due partite che ho visto, nostra e quella con il Rio Nero, hanno avuto qualche occasione in più, soprattutto nel primo tempo. Per fortuna Siclari non le ha realizzate, e questo ha dato coraggio al Potenza, che poi il secondo tempo è riuscito a ribaltare. Mister, ci vuoi spiegare tu perché il professore Simonelli ha un brutto score con il Potenza? Nell'anno che ho vinto il campionato a Potenza, appena arrivato lo fermai sull'1-1, poi nei playoff ho vinto a Potenza 1-0 con un gol di Pignalosa, e poi c'è stata la famosa partita in cui Delgado ci portò in C1. Poi l'ho rincontrato a Sorrento, il Potenza aveva sempre perso fuori casa, feci restare i giocatori fuori dagli spogliatoi durante l'intervallo, riuscimmo a pareggiare con un gol di Cantoro su cross in appello, e anche in quell'occasione purtroppo per lui
non riuscì a ottenere il risultato, ma l'avevamo battuto già un'altra volta con Delgado, sempre a Sorrento. Quindi oggi, quest'anno è stata la prima volta che ha vinto una partita con me, però è un grande maestro, una persona che sa insegnare calcio e soprattutto una grande persona. Per cui questi sono gli aneddoti. E il nome del professor Simonelli ovviamente richiama bei ricordi al Potenza, che come ci ha detto mister Arleo allenava il Benevento in quella famosa finale del 17 giugno 2007 che proiettò il Leone rampante nell'allora C1. Ma torniamo al presente. Giuseppe Natiello, tu hai affrontato il Potenza proprio al Viviani e si può dire che sei stato anche fortunato, perché era l'unica occasione in cui il Potenza, avvocato ce lo può pure confermare, poteva sfoggiare un bel colpo d'occhio. Sì, sì, perché c'era l'inaugurazione dello stadio e quindi c'era il quasi tutto esaurito. Penso che è sempre bello giocare al Viviani e quindi è stata un'emozione forte. Immaginiamo, anche perché c'erano davvero più di 2000 tifosi, poi ricordiamo anche il gemellaggio tra due tifoserie così importanti, anche perché ce lo puoi sottolineare l'importanza del popolo brigante, davvero una piazza che respira calcio, molto numerosa e che vi segue in tutte le trasferte del girone H. Sì, sì, è vero, i tifosi per noi sono il dodicesimo uomo, possiamo dire che dove andiamo giochiamo quasi in casa. E quindi ci danno la carica giusta per affrontare le partite. Andiamoci a rivedere lo straordinario gol di Leo Guaita, davvero un coast to coast eccezionale grazie all'aiuto della regia, con eccolo qua, il rinvio lungo direttamente di Napoli. Abbiamo assistito davvero a scene da panico sugli spalti, gente che saltava sui seggiolini, parte gli scherzi. Mister Lazic, che gol è? L'hai potuto apprezzare le qualità di Guaita anche in occasione del derby? Già l'ho apprezzato 7 giorni prima. Che ci ha messo molto in difficoltà già al primo tempo. Che giocatore è, mister, a parte il gol che vediamo, oppure quello contro il Francavilla? Che giocatore è? No, niente, è un giocatore difficile da marcare, che ti punta sempre. Bisogna eliminarli questo interno a sinistra, perché lui cerca sempre di entrare dentro sul sinistro. E c'è questa finta che è molto giocatore, molto veloce, di gamba, e questi giocatori... sono giocatori che spaccano le partite, perché sono giocatori difficili da dopo. Lui gioca esterno, di solito esterni in questa casa giocano sono juniores, si può divertire, perché qualità che ha si può divertire, per questo prossima volta quando gioco li metterò uno grande. È infatti la lezione, mister Lazic. Raccontaci, descrivici il gol, Leo. È stata tutta un susseguirsi, è venuto spontaneo, oppure avevi tutto ben chiaro di cosa fare? No, è stato bravo Napoli a partire veloce, perché anche se lui ritarda la giocata, quella giocata non c'è più. È stato bravo Pepe a darmi la palla subito, anche giusta, perché se me la dà più corta o più lunga la giocata pure cambia. Quindi, e poi niente, poi una volta arrivato lì è tutto... 4 Gigino come? Cioè, dipende pure come si mettono loro, vai vedendo, no? Mister Razzi ci dice bene, Guaita ha saltato anche un ex di giornata importante che mister Arleo ricorda bene, Luigi Cuomo, che insieme a Navas erano gli ex di giornata. Leo, è stato anche merito di mister Biagioni, perché gli va dato merito, perché ha rilevato il momento di difficoltà e ha sostituito Todino con Pepe, accentrando Pepe, allargando Todino, e da lì la squadra ha cambiato volto e è riuscita a creare tantissime occasioni. Sbaglio o è andata così? Sì, noi tre davanti spesso cambiamo ruolo, perché comunque sia tutti e tre possiamo fare, possiamo coprire tutto l'attacco, quindi spesso ci cambiamo, dipende come si mette la partita, quindi come ho detto prima il mister è stato bravo anche in darci la tranquillità per crederci e riguardare la partita. Arrivato il momento di andare a stuzzicare l'avvocato Michele Saponara e cercare di
snocciolare tutti i dettagli succosi della scrittura privata firmata sabato e capire soprattutto quali saranno i prossimi passaggi fondamentali per la cessione del 100% delle quote del Potenza Calcio. Allora, avvocato, in maniera sintetica dobbiamo andare davvero veloce, vogliamo ripercorrere un po' anche la cronologia degli eventi. Ricordiamo che sabato sei partito in direzione Salerno per andare a firmare che cosa? Allora, noi martedì in pratica c'era un sostanziale accordo con i vecchi proprietari del Potenza, Vangone e Bertolomo. Poi nei giorni successivi qualcosa sembrava cambiato, qualcosa sembrava essere successo, per cui all'ultimo momento ho avuto questa idea, perché i tempi non ci consentivano più la possibilità di stipulare un atto notarile. Quindi questa idea del preliminare l'ho stilato di mattina presto, il sabato l'ho inviato sia a Bertolomo che a Vangone, mi hanno risposto che sostanzialmente andava bene, per cui poi a mezzogiorno mi è stato chiesto di partire per Salerno. Siamo stati a casa di Vangone e nel giro di un quarto d'ora, diciamo, abbiamo firmato questo preliminare, che a tutti gli effetti, diciamo, contiene tutte le regole per questo passaggio di quote, che, mi preme ribadirlo, è a titolo gratuito, assolutamente gratuito. E naturalmente questa nuova società, che al momento vede due soci avellinesi vicini a Nicola Dionisio, un socio potentino, diciamo, che è Rocco Messina, direttore della, mi pare, di Banca Fideuram, persona molto molto vicina a Maurizio Fontana. E, poiché lui non è potuto essere presente, diciamo, io in questo preliminare ho preso il 5% delle quote, ma come ho chiarito, io non sono un imprenditore, io non posso detenere nemmeno lo 0,1% del Potenza, il mio ruolo è un altro, per cui mercoledì queste quote saranno assegnate ad altre persone. Quindi, avvocato, vogliamo riassumere in pochi punti quali sono i termini economici della trattativa e cosa vi impegnerete a pagare voi, e sì, se hai registrato questa mattina la scrittura privata all'Agenzia delle Entrate. Sì, avrei dovuto registrarla stamattina con l'unico scopo di poter disporre poi di un documento in una eventuale sede giudiziaria in caso di mancata poi conclusione del passaggio definitivo. Stamattina però mi ha chiamato il presidente Vangone, che mi ha confermato tutti gli impegni presi, dicendomi che per mercoledì, nella giornata di mercoledì, andremo dal notaio, che ha già tutta la documentazione per firmare il definitivo. Quindi ho soprasseduto a questo adempimento, che in ogni caso potrà essere fatto nello sciagurato caso in cui la cosa non dovesse andare in porto. Devo dire che comunque diciamo, intanto il passaggio è a titolo essenzialmente gratuito. Noi ci accogliamo ovviamente la debitoria, che è certificata della società, che è al di sotto dei 100.000 euro, e in ultima analisi ci siamo accollati anche il saldo del parziale dei rimborsi spese di dicembre e il pagamento di quelli di gennaio, che avverrà domani pomeriggio. Perfetto, chiarissimo. Allora, i tifosi non attendono altro che questa firma. Domenica il Viviani si è colorato un pochettino di più rispetto alla desolazione delle ultime uscite, e chissà che questa vittoria contro la Nocerina non possa dare entusiasmo, magari fare risultato positivo ad Anzio, anche se l'Anzio è davvero la sorpresa del campionato della formazione di mister Gaetano D'Agostino, per poi creare una bellissima cornice contro l'Herculaneum. E allora concludiamo l'argomento Potenza con che cosa? Con il tributo al calciatore di La Plata. Ci andiamo a godere un po' di gol del delantero argentino Leandro Guaita.
questo era il repertorio di Leo Guaita. Velocissimo con Leo, sei soddisfatto dell'impatto che hai dato da quando sei arrivato a Potenza? E ovviamente il tuo augurio è vedere nella prossima partita con l'Herculaneum, come dicevamo prima, quella curva strapiena dove hai fatto gol domenica. Sì, sicuramente i tifosi ci daranno, spero, una grande carica, ci serve in questo momento, quindi me lo auguro per tutti quanti che tornano presto allo stadio. E poi il mio presente qua a Potenza dipende tanto dei giocatori, della società, di tutti quanti che sono presenti, anche se no... non si fanno vedere dal magazziniere, tutti quanti ci fanno stare bene, quindi è anche merito loro. E si attende soltanto la firma del notaio per la positiva risoluzione della vicenda Potenza. Tuffiamoci nel secondo dei derby lucani del girone di ritorno, la gara di cartello che spiccava nella giornata di girone H di Serie D. Ci andiamo a godere allora gli highlights di Vultur Picerno grazie al montaggio di Francesco Giuzio e al commento di Federico. È risaputo che i derby sono partite a sé, dove contano i dettagli e gli episodi. Vultur e Picerno si affrontano contraddistinte dalla fame di punti salvezza e dalla volontà di guadagnare terreno dalla zona play-out in una domenica piena di sorprese. Arleo esclude dall'11 titolare Paolo De Cristofaro e disegna una mediana più sostanziosa con Franzese e Palumbo, dando ad Agresta il compito di tallonare le avanzate di De Rosa e Natiello, con il solito tridente offensivo formato da Casada, Esposito e De Luca. Tra le fila della Vultur figura l'ex Antonello Scavone. Il Pagliazzo e Ola rappresentano una coppia che funziona e dà garanzie, ma il centrale ischitano in apertura commette l'unica sbavatura di una partita al limite della perfezione, regalando a Natiello la possibilità di sbloccarla, ma sarebbe stata una punizione eccessiva. Per il Picerno sarà un pomeriggio sfortunato, oltre che ricco di episodi avversi, e si inizia subito con l'infortunio di Palumbo, che viene sostituito da Tedesco poco prima della mezz'ora. Per lui si tratterà di una frattura del quinto metatarso del piede destro, un mese di stop. Poi si prosegue con l'atterramento di Darocia su Casada in piena area di rigore. Poteva starci il penalty che a pochi minuti dall'intervallo avrebbe certamente aperto a nuovi scenari di marca rossoblu. Si va a riposo quindi con il punteggio di 0-0, giusto per quanto emerso in campo. Nella ripresa, Agresta sul calcio di punizione saggia i riflessi di Landi e dimostra la voglia dei melandrini di provare a vincerla, nonostante un atteggiamento prudente con la Vultur mai pericolosa fino a quel momento. Poi il signor Cavaliere di Paola diventa protagonista e allontana Arleo senza che il tecnico rossoblu rivolga una sola protesta al suo indirizzo. Fatto sta che la tensione sale e i 1000 spettatori presenti alla Corona, con un centinaio provenienti da Picerno, assisteranno ad una gara maschia dove a regnare sarà l'equilibrio più che le azioni da gol. Il Picerno si fa vivo in contropiede con De Luca che dalla sinistra imbecca Esposito, ma la cui conclusione è troppo debole per impensierire Landi. Nel frattempo ancora una volta il direttore di gara se la prende con la panchina picernese e dopo aver allontanato Arleo fa lo stesso con il suo vice Panariello. Il punteggio non cambia fino a 2 minuti dal 90esimo, quando Ioio crossa in mezzo di controbalzo dalla destra e Natiello trova l'inserimento vincente che vale i 3 punti per i bianconeri, bravi a non demordere fino alla fine. Nel finale, pala del pareggio che capita sui piedi di Casada, tirata che però non viene ribadita in rete dall'uruguaiano in una domenica piena di rimpianti e recriminazioni per la formazione di Arleo. La lotta per la salvezza è lunga e domenica al Cuccio arriva il gradino, vietato lasciare altri punti per strada. E l'inzuccata di Giuseppe Natiello, del nostro eroe di giornata, regala 3 punti importantissimi alla Vultur. Partiamo subito con l'analisi del match. Mister Leo, abbiamo visto la sintesi che ovviamente non ci può dare un quadro completo della partita, vogliamo capire che match è stato. Beh, è stato un match abbastanza duro da un punto di vista agonistico, non bello da un punto di vista estetico, perché noi non abbiamo fatto una grandissima prestazione sul piano del palleggio, soprattutto
veramente in alcuni frangenti non riuscivamo a fare tre passaggi di seguito, era troppo sentita la partita perché all'andata avevamo perso e si era aperta una mini crisi all'interno del nostro gruppo. Ci tenevamo a far risultato e a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi e purtroppo non ci siamo riusciti. Poi, devo dire la verità, ci ha messo molto di suo l'arbitro perché in alcuni momenti è stato irritante, al di là del rigore che penso che sia la chiave tattica di tutto, perché con il rigore non dato su Casada e con un'eventuale espulsione probabilmente cambiava tutto il corso della gara, però purtroppo anche le motivazioni non ci hanno convinto, perché lui sostiene che aveva visto solo il movimento delle mani e non quel movimento col piede sinistro che si vede chiaramente quando lo prende, cioè il giocatore è solo a tu per tu col portiere. Non penso proprio che ha ragione e motivo di buttarsi per terra, insomma. Però la cosa ridicola è stata, mi ha espulso che io stavo parlando con un mio giocatore per dirgli che doveva proteggere meglio la palla e lui mi ha detto no, ti mando via perché stai fomentando il tuo pubblico a un'eventuale invasione di campo, insomma è una situazione un po' ai limiti del paradosso. La stessa cosa ha fatto poi con il mio collaboratore, c'è un'azione anche prima quando il portiere del Rio Nero prende la palla dentro l'area con le mani, poi la perde, esce fuori dall'area, la riprende con le mani. L'abbiamo vista in sintesi. Tutto a posto per l'arbitro, è stato veramente tutto a posto, perché siamo, non per togliere meriti a Rio Nero, perché Rio Nero ha fatto la sua partita gagliarda, onesta, e alla fine voglio dire ha vinto e non dobbiamo togliere meriti a Rio Nero, però sinceramente l'arbitraggio ha lasciato veramente a desiderare. Forse se dobbiamo fare una colpa a noi stessi che siamo caduti nella rete della provocazione, perché anche nel rientro negli spogliatoi non c'è stato un comportamento esemplare da parte di alcuni componenti dello staff del Rio Nero. Mi è dispiaciuto perché un mio calciatore è stato colpito alle spalle con uno schiaffo in una maniera inopinata e senza nessuna ragione, nessun motivo. Mi dispiace che a farlo è stato un mio carissimo amico, alla quale veramente non so che dire, sono rimasto allibito per quello che ha fatto. Quando i carabinieri mi hanno chiesto le generalità non ho avuto la forza di fare il suo nome, ma sinceramente sono rimasto molto deluso perché non mi aspettavo da parte sua un gesto del genere nei confronti di un giocatore della mia squadra. Forte l'attacco di mister Arleo e noi ovviamente ci andiamo a condannare qualsiasi gesto violento da qualsiasi parte esso sia, ovviamente in qualsiasi parte esso sia indirizzato. Prima di scatenare i nostri ospiti sul Moviolone e su tutti gli altri aspetti del derby, però voglio sapere prima il pensiero di Giuseppe Natiello, l'analisi della tua partita, sei d'accordo con quanto detto da mister Arleo? Sì, in parte sì, è stata diciamo una partita giocata forse più a centrocampo, dove nessuno ha avuto la meglio sul piano del gioco, era una partita molto, molto maschia. Forse il pareggio sarebbe stato più giusto, però abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine e siamo stati premiati. E allora, sempre grazie all'aiuto della regia, andiamo a stuzzicare proprio i nostri ospiti con il tema del calcio di rigore. Andiamo a rivedere le immagini con il presunto fallo su Casada lanciato a rete verso il portiere su assist di Emanuele Esposito. Qui, mister, eravamo sul risultato di 0-0, quindi importante. Vi rivediamo le immagini, il mister ci ha dato la sua idea, voglio sapere quella anche degli altri ospiti. Giuseppe, partiamo da te, dal campo, ora rivedendo anche le immagini, qual è stata la sensazione? Secondo te c'è un contatto a gancia il Casada? Sinceramente dal campo non ho visto benissimo perché ero anche lontano dall'azione. Vedendo le immagini forse un po' lo sbilancia, lo tocca forse, però l'arbitro ha deciso così e è stato meglio, diciamo, meglio per noi. Mister Lazic, vediamo ora, sembra esserci il contatto, il piede destro proprio sulle gambe di Casada. Se è dentro è netto. È dentro.
è dentro, sì, è netto. Perché se fuori non è fallo, per capire il ragionamento. No, se fuori è fuori ha tentato con le mani. Forse come prima l'aveva preso con le mani. Se era sulla linea, già se è sulla linea, linea fa parte del rigore, rigore. Mister Razzic ci fa notare un dettaglio, c'è anche il braccio destro del difensore che aggancia Casada. Ricordiamo che la linea dell'area di rigore è considerata area di rigore. Sì. Quindi, avvocato, secondo te se la linea limite c'è cioè contatto? Il piede del difensore del Rio Nero è nettamente sulla, all'interno della, nettamente sulla linea, quindi all'interno dell'area. Leo, tu sei d'accordo da attaccante? Sì, credo che è evidente, ma poi ha detto prima una cosa certa, va davanti al portiere, quindi non ha senso neanche buttarsi, ma si vede proprio che lo schiaccia col piede, penso, no? C'è pure l'espulsione. E c'è pure l'espulsione. E cambia tutto, purtroppo, questo è un episodio. Mister, poi abbiamo visto anche l'arbitro sbucare nelle immagini video all'ultimo, secondo te era in una posizione sfavorevole per poter giudicare, per poter vedere l'episodio? Secondo il mio modesto parere era in una posizione sfavorevole. Sicuramente non l'ha aiutato nemmeno il collaboratore, che era in una posizione invidiabile. Se noi vediamo, il collaboratore era perfettamente in linea per vedere se, che c'era il calcio di rigore, l'eventuale esplosione. Però il collaboratore è stato molto bravo a segnalare all'arbitro la mia espulsione e quella di Panariello, quindi evidentemente riteneva più importante cacciare l'allenatore e il suo secondo e non segnalare una cosa così evidente, che purtroppo nel calcio molte volte con gli episodi le cose cambiano e dispiace tantissimo che dopo tanti sacrifici perdi una partita al 90esimo, ripeto, senza nulla togliere i meriti del Rio Nero, che come ha detto giustamente Giuseppe ci ha creduto fino alla fine ed è stata premiata. Quindi, però queste sono cose che purtroppo fanno male, perché poi ha usato dei termini veramente impropri per una persona che deve dirigere una gara di calcio e un derby di quella importanza, che preferisco nemmeno pronunciare, perché da educatore onestamente mi vado in difficoltà a usare le parole che ha usato l'arbitro sia in quell'occasione sia quando rientravamo negli spogliatoi sia nella parte finale, dove veramente l'ha fatta da protagonista. Però va bene, è andata così, dobbiamo accettare il verdetto del campo, speriamo che al danno non ci sia la beffa e che magari il giudice sportivo non calchi la mano, perché sinceramente io difficilmente vengo espulso. Avrò avuto sino a 2 o 3 espulsioni nell'arco della mia vita, 31 anni di carriera, mi sembra che non siano poi tante, però essere cacciato perché ho detto al mio giocatore che doveva proteggere meglio la palla, insomma, è una cosa che non mi mancava, va bene così. Giuseppe, il risultato del campo, come diceva il mister, parla di un successo grazie alla tua inzuccata allo scadere. Insomma, bestia nera del Picerno, anche all'andata finì così, però il protagonista fu De Rosa, che all'ultimo minuto su punizione proprio vi regalò i 3 punti. Non proprio all'ultimo minuto, però sì, anche all'andata 1-0 è una bella vittoria. Rivediamoci il gol di Giuseppe, perché si è andato ad attaccare, ricordiamo, Giuseppe è un jolly di centrocampo, quantità e qualità, ma lì hai attaccato quel cross davvero come un attaccante. Sì, il mister vuole molto che i centrocampisti, soprattutto quando giochiamo a 3, si inseriscono in area, e ci dice sempre di non andare giusto per, ma andare per far male, quindi questa volta è andata molto bene. Leo, da attaccante, un bel gol, da fare i complimenti a Giuseppe, è riuscito a saltare anche sopra al difensore del Picerno a rubargli il tempo. Da attaccante, vero? No, però poi è stato bello l'inserimento, essendo un centrocampista è molto importante, quindi faccio i complimenti. Natiello, poi, che gode di un'importante fisicità, facilità di corsa, e qui l'ha dimostrato tutto anche con i suoi muscoli, reggendo l'urto magari nel mismatch con un difensore che può godere di centimetri un po' più elevati rispetto a lui. Mister, dopo questa sconfitta poi è arrivata anche quella contro il Nardò, un calo fisiologico magari comprensibile per i tuoi ragazzi che venivano da una bellissima striscia di risultati, se non sbaglio l'imbattibilità poi del Curcio si è fermata a 6 gare consecutive. Sì, diciamo che sono frutto di 2 situazioni un po' particolari.
ripeto, non è mia abitudine fare vittimismi, insomma abbiamo perso con il Nardò con due rigori in casa. Domenica che potevamo con Nardò che è stato cinico, ha fatto tre tiri forse. Domenica che potevamo averlo noi, che non l'abbiamo avuto, però ciò non toglie che da un punto di vista fisico sicuramente domenica non ci siamo espressi al meglio, però tutto sommato la partita la stavamo controllando, direi anche discretamente, anche perché i meccanismi sono saltati quando si è fatto male Palumbo. Quindi ho giocato in effetti con quattro attaccanti di ruolo, perché hanno giocato Casada, Tedesco, Esposito e De Luca, e comunque voglio dire grandissime parate di Ioi, ma almeno per quanto mi riguarda, ma non so nel momento in cui sono stato espulso, quando girava il campo, se hanno fatto qualche altro tiro in porta, ma non mi sembra. Quindi non è che abbiano fatto così tanti tiri in porta da impensierirci, hanno avuto una supremazia territoriale in mezzo al campo proprio perché avevo quattro attaccanti. Poi nel momento in cui pensavamo di aver portato la barca in porta, ho inserito Conti, difensore centrale, perché loro giocavano con due punte centrali, purtroppo proprio Conti non si è fatto trovare pronto all'appuntamento su quel cross, perché era un cross lento e fatto dalla tre quarti, e siamo stati puniti oltre i nostri demeriti, insomma. Giuseppe, invece per voi un successo importantissimo, perché smorza quella striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Sì, venivamo da tre sconfitte, diciamo Bisceglie e Nogerina, forse anche immeritate, perché abbiamo col Bisceglie una punizione e un gol, con la Nogerina due cross e abbiamo preso due gol. Invece col Madrepietra abbiamo pagato un po' la stanchezza delle tre partite fatte in una settimana, tra cui su... Sono arrivati ottimi risultati. Sì, col Ciambino abbiamo giocato su un campo quasi impraticabile, pieno di neve. Ad Agropoli la stessa cosa, era il campo molto, molto difficile, e quindi forse abbiamo pagato un po' la stanchezza. L'obiettivo ora, Giuseppe, è dare continuità proprio dalla prossima partita, quando affronterete la Gelbison di mister Fonso Pepe. Che partita ti aspetti? Anche quella è una sorpresa del girone H, però negli ultimi risultati sta vivendo un periodo di flessione. Sì, quest'anno l'abbiamo affrontata già due volte la Gelbison, in Coppa Italia e abbiamo perso, e in campionato l'andata finì 1-1. È una squadra che gioca molto bene a calcio, è ben messa in campo e molto organizzata, quindi ci giocheremo la nostra partita a viso aperto e sperando di portare a casa almeno un risultato positivo. E sicuramente potrete contare sull'affetto dei vostri supporters, che come abbiamo detto prima vi seguono davvero dappertutto in tutte le trasferte. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. E ovviamente raggiungeranno anche la vicina Vallo della Lucania. Mister, invece al tuo Picerno aspetta un bello ostacolo, nonostante arrivi il Gravina. Cosa ti aspetti dai tuoi ragazzi? Una reazione? È chiaro che ora dobbiamo domani con molta serenità così parlare per quello che è stato il momento. Non dico nemmeno ricompattarci, perché siamo un gruppo abbastanza granitico, quindi sicuramente dobbiamo ristabilire la legge del curcio, e speriamo di farlo con tanta forza, perché ripeto, in queste due settimane siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti. Ti spaventa il cambio in panchina del Gravina? E che squadra ovviamente ti attendi? Che magari qualche punto, nonostante sia una corazzata, però magari qualche punto debole ce l'ha. Senza offese, insomma, personalmente mi spaventa solo la morte, ma quando arriverà io non ci sarò più. Quindi, gioca al Rio Nero la morte. Quello c'è, che Fabio La Morte, il difensore della sì. Sottoli, lo ricordiamo. Quello che è importante, ripeto, è che noi ritroviamo un minimo di serenità, che magari, ecco, gli episodi ci iniziano a girare un po' a nostro favore, perché sinceramente, insomma, in queste due partite la stessa Nocera, insomma, ripeto, abbiamo pagato un dazio troppo 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 alto. Stessa Bisceglie, stavamo vincendo 1-0 a 10 minuti dalla fine, c'è stata l'espulsione di Impagliazzo, insomma è un periodaccio sotto questo aspetto, perché ci gira un po' male, però ripeto, siamo abbastanza forti per rialzarci e siamo pronti a combattere, ad onorare la maglia
che difendiamo e che stiamo difendendo con grande onore, anche se non tutti sono più convinti di questo, e mi dispiace molto, perché personalmente io ero rimasto a Picerno soprattutto per questa piazza, ero pronto a fare anche l'allenatore in eccellenza, invece qualcuno ha dimenticato che da quando sono arrivato hanno fatto 50 punti, mentre prima ne avevano fatte 7 in 19 partite, e ora c'è gente irriconoscente che addirittura si è permesso già domenica scorsa e anche questa di chiedere la mia testa. È una cosa che mi ha molto rammaricato, soprattutto per il modo, per come è avvenuto, perché fin quando ti dicono che non capisci niente ci sta, ma quando ti dicono che puoi far perdere il Picerno per salvare il Potenza, è chiaro che ci rimani male, soprattutto perché io in 3 partite ho incontrato il Potenza, l'ho battuto tutte e 3 volte, evidentemente o è qualcuno che beve qualcosa prima di venire al campo, o c'è qualche problema sicuramente psichico da analizzare, insomma. Mi hai anticipato, mister, perché la domanda successiva sarebbe stata proprio con te nelle tue mani un Picerno da record, perché l'anno solare, se non sbaglio, 54 punti, 28 l'anno nella stagione dell'anno passato e 26 quest'anno, cioè davvero da record, e mancano ovviamente anche altre 11 partite. Evidentemente non bastano per molti, dal palato fino dopo circa 20 quanti ha fatto lì Francavilla di interregionale? 12 anni, e lì è il secondo, è un anno e mezzo, già sono in grado, insomma, evidentemente di capire che probabilmente non siamo più all'altezza di fare l'allenatore in questa categoria. Io però ho un impegno con il presidente Curcio, cercherò di onorarlo e di mantenerlo fino alla fine, soprattutto salvando la squadra. È chiaro che questo che sta accadendo mi ha segnato molto, ma non è, voglio dire, questa la maggioranza dei tifosi del Picerno, perché c'è gente che, ringraziando Dio, mi stima prima di tutto come persona e poi come allenatore. Però ho imparato da questa esperienza che nel calcio c'è sempre qualche cosa che poi alla fine ti viene contestato, per cui mi metto in buon ordine e tranquillo, e spero di ripagare al più presto la fiducia di chi mi ha ridato l'entusiasmo per allenare in questa categoria. E allora noi ci auguriamo ovviamente che tutte le formazioni lucane possano centrare la salvezza, visto che anche mister Lazic si è inserito nella lotta alla salvezza, almeno come primo obiettivo, perché l'abbiamo detto, la nostra speranza è quella che quante più realtà lucane possano partecipare ai campionati nazionali e far accrescere tutto il nostro straordinario movimento. E allora, prima di concludere con la Serie D, è arrivato il momento sempre di strapparvi un sorriso andandoci a godere la solita rubrica su tutto il bello e il brutto del calcio con Ma che calcio fai? La top 3 di Ma che calcio fai? Al terzo posto l'irriverente striscione dei tifosi del Picerno. Al secondo posto un incredulo Masini deposita in rete il più particolare gol dell'ex. E al primo posto l'incornata di Manetta, peccato che colga il palo. I nostri ospiti sono scatenati, potete parlare già ora in diretta. Stavo giusto. Colpa nostra che abbiamo riesumato un episodio del derby della settimana scorsa, quando proprio Gerardo Masini, ancora non si è capito se era fuori gioco oppure no, ne abbiamo parlato anche nel nostro studio, ha proprio castigato il Potenza, quasi non se l'aspettava di ricevere quel pallone. Ma vedete sempre cose, il gol fatto e rigore su Marino non c'è. E gol di Marzelli, ci sono tanti episodi, quella per ci sono stati tanti episodi, certo. Ecco, ma l'abbiamo analizzate, diciamo, tutte con il presidente Cupparo, anche quelli che hanno dato torto, diciamo, al Francavilla. Diciamo che chi ha deciso è Guardalini, e solo lui ha visto rientro di Gasperini, che non c'entra niente, Massini che sta in linea con difensore centrale sinistro Guarino in linea, Gasperini rientra, Massini che è incredulo, dice io sono in fuorigioco, però lo tiene Guarino in gioco. Gasperini corre, però sulla pala coperta sta Massini sopra. Massini fa gol, diciamo che è stato bravo arbitro questa volta per noi, però sicuramente solo lui, se lui l'ha deciso,
L'ha visto meglio di me. Alla Boskov. Oltre al gol dell'ex insolito di Gerardo Masini, abbiamo anche rivisto l'incredibile impatto di Manetta contro il palo. Leo, avvocato, ovviamente ci rassicurate sulle condizioni. Noi ora ridiamo, ma sappiamo che il ragazzo sta bene, ci ridiamo anche più su. Sta bene, Leo? Sì, ci ha dato 4 punti in più, quindi... avvocato, quindi... Sì, noi vabbè, al momento c'è stata un po' di preoccupazione, perché l'imbatto è stato terribile, però poi anche il nostro medico che è accorso subito sul posto ha fatto segnali tranquillizzanti ed è salito in ambulanza con i propri piedi, con questa vistosa fasciatura. Ecco, la nostra regia, ovviamente sempre precisa, ci ha riproposto l'impatto di Manetta contro la base del palo. Siamo arrivati davvero alla fine, è il momento di salutare i nostri graditi ospiti che hanno partecipato con noi a questa terza puntata della seconda stagione di Ma che calcio dici? Partiamo ovviamente dal salutare il jolly di centrocampo della formazione della Vultur, Giuseppe Natiello. Grazie Giuseppe per essere stato con noi. E a chi lo dedichi il gol? Lo dedico a mio nonno che proprio ieri faceva il compleanno e purtroppo non c'è più. Perfetto, perfetto. Allora ringraziamo anche mister Lazic. Mister, grazie mille per essere stato con noi, per tornare sempre con piacere. Ma che calcio dici? Grazie, un saluto a tutti. Stessa cosa ovviamente vale per mister Arleo, graditissimo ospite, il guru del calcio. Lui e mister Laggi si sono sempre accetti nella nostra trasmissione. Grazie ancora mister e speriamo che il giudice sportivo non dia ulteriore beffa oltre al danno. Speriamo, intanto vi ringrazio per l'invito e grazie a tutti per averci ascoltato e speriamo di essere qui in altre occasioni. E ringraziamo anche il delantero argentino Leandro Guaita che ha dovuto fare i salti mortali anche per essere qui con noi e speriamo pure che a casa tua moglie non se la prenda. La salutiamo così magari ci perdona. La salutiamo e sto arrivando. Grazie anche a, e questo ci lasciamo con l'ultima chicca, col futuro presidente del Potenza. No, io ho chiarito, ci ha chiarito nella conferenza stampa di non avere, di non essere il profilo adatto per questo tipo di ruolo. La cosa che mi dà grande soddisfazione è comunque che il nuovo gruppo societario ha deciso che il presidente debba essere una espressione della città di Potenza, quindi ricoprirai il ruolo di direttore generale. Continuerò a fare quello che sto facendo, sì. Allora, grazie al momentaneo socio del Potenza e direttore generale del Leone Rampante, Michele Saponara. Grazie, direttore. Grazie, buonasera a tutti. E ovviamente il grazie più grande va proprio a voi per aver assistito con noi a questa terza apparizione del nostro format su tutte le maggiori realtà del calcio lucano. L'appuntamento è fissato ovviamente a tutti i lunedì alle 21. Ci vediamo tra 7 giorni con Ma che calcio dici? Ciao.